Bentornati qui sul canale, qui il vostro Capitan Praghetta che vi parla. Oggi siamo qui su Clash Royale perché voglio passare dalla nostra Lega Maestro 2 alla Maestro 3. E come vedete mancano, per la Maestro 3 sono 5600 trofei e mancano esattamente 7 trofei. 7! 7! E quindi, come vedete, la barra lì è quasi piena, ci siamo quasi, manca una vittoria, speriamo di raggiungerla. Ma prima vi parlo solo un secondo del mio deck. Scusate se non guardo molto la camera, ma devo guardare il cellulare, ovviamente. Dunque, abbiamo tante robe da potenziare. Il problema è che non ho i soldi, adesso ho 53.000 e sinceramente spenderne 50.000 per l'accongelamento, che oltretutto dà solo un 11 in più di danno ad area e un 4 in più di danno alle torri, non ha molto senso adesso, in questo momento. Mi basta il livello 11. Poi, se avrò soldi da buttare, allora andrò direttamente a farla 12, ma per adesso, come vedete in basso, ho gli sgherri da potenziare e sono 100 soldoni, 100k, le frecce al 13 da migliorare, 100k, e il domatore, scusate, il domatore da fare al 13, anche lui, e sono altri 100k. Per il resto abbiamo la furia al 12 che può bastare per adesso, il bombarolo al 13, con anche una stellina, il Pekka al 13, che è stata la mia primissima carta fatta al 13 con la stellina, gli arcieri al 13 senza stellina perché servono 10.000 ma ho solo 7.761, e questo diciamo che è il mio mazzo principale che uso da una vita, minimo sarà 2 anni. E poi quello che ho fatto recentemente e che mi ha permesso anche di dare delle belle mazzate è questo qua. Abbiamo sempre il Pekka, abbiamo sempre gli arcieri e abbiamo sempre il bombarolo. Poi ho l'aggiunta dei teschi per problemi di carte enormi, con queste glieli butti accanto e sei a posto. Se lui non ha un tronco o una scossa, sei a posto. E poi abbiamo la mongolfiera, che questa sto cercando di prendere più carte possibili. Ora ne ho 43 sulle 100, ma voglio farla al 13 perché è una vera bomba. La sfera infuocata, perché troppe volte sono rimasto con le torri nemiche a pochissima vita e non sono riuscito con le frecce a distruggerla, con le frecce dell'altro deck. Deck Yu-Gi-Oh! Vabbè, con l'altro mazzo abbiamo sempre la furia. E abbiamo una piccola Tesla al 13, perché si sa mai che l'altro pensi di fottermi alla grande. Facciamo una partitella, giusto per prendere confidenza con la nuova tripla strategica che si è attivata, se non sbaglio, oggi. Sì, credo oggi perché mancano 4 giorni alla fine. Gioca la tripla strategica per vincere Mucchi d'Oro. Con 3 sconfitte sei fuori, ma non mi interessa perché noi abbiamo il Battle Pass. L'unica cosa che compro è il Battle Pass. Costa 5,49 euro, ti dà un mucchio di oro in più, un mucchio di bauli. E questo serve veramente. Avete tutte queste cose qua per praticamente 5 euro al mese. La cosa è molto proficua. Dunque, facciamo solo un paio di partite qua. Dunque, allora, 3 carte sono difficili, quindi andiamo sul Pekka. Facciamo il nostro mazzo. Pekka, bombarolo, congelamento. Vediamo cosa esce. Arcieri. Qua è dura, ma prenderà il mortaio. Prendiamo il golemito, il gigante. Qua andiamo, sì, su quello. E lo spiritello della cura, dai. E prendiamo le frecce. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Combatti.
Io direi, partiamo subito pesanti, mettiamo un pecca qua dietro da rinforzo, intanto mi faccio un po' di misir. Vediamo cosa succede nel mentre. Allora, lui c'ha la principessa, bene. Mettiamo il boia a supporto. Perfetto, così volevo. Proprio così. Mettiamo. Ecco, proviamo ad andare così. A tirargli un colpo. Perfetto. Troppo lontano l'ho messo. Non me l'ha preso, fa niente. Non importa, ora mettiamo. Ecco. Mi sa che mi ha fottuto la torre. Ma non importa. Mettiamo gli arcieri. Intanto forse ce la distruggiamo vicenda. Forse. Andiamo a mettere un supporto. Ah, peccato. Fa nulla, fa nulla. Anzi, gliela distruggiamo noi. Non importa. Mettiamo il boia per difendere quel che rimane della nostra torre, ma tanto è morta ormai. E quindi, ah, peccato, gigante dopo. Speriamo in bene. Potremmo fare come prima, a dire la verità. Beh, intanto attacchiamo un pochino la torre del re, che non fa mai male. Metto il gigante, se mi va di culo, niente. Ok. Lui metterà anche i goblin e io gli spazzo via tutti. E invece, beh, lui va a farsi fregare subito. Ok, ci siamo. Come immaginavo. Ecco, aspettavo questo. E poi mettere subito il bombarolo dopo. Uno spirito della cura che gli va dietro. E congela! No, 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 ho sbagliato io. Scusate. Devo bloccare tutte e due le torri. L'ansia, l'ansia. Allora, distruggiamoli così. Ok, nessun problema, c'è solo la bomba. Ok, no. Che sfiga, ragazzi. Non importa. Allora, mettiamo un boia a supporto nel mentre mi carica. Calma, 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 troppa roba. Calma, 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 calma. Peccato, non dovevo lasciargli la furia. Ma non importa, ci riproviamo. Vai che ce la fai. Mi sto togliendo troppo poco. Mi sto togliendo troppo poco. E no, stavolta no, eh. Mi dispiace. Ho perso, ma non importa. Eh sì. Nessun problema. Non importa. Anche perché col Battle Pass, non siamo su Call of Duty, come si chiama sto schifo? Il Pass Royale, hai tentativi infiniti, quindi non è un problema. Facciamone ancora uno, vediamo dove andiamo a parare, perché mi servono questi soldi della sfida assolutamente. Ecco, bell'affare. Vabbè, prendiamo la Mongo, vediamo un po'. La Tesla. Anche se lui ha la scelta su due pecca. E io lo frego. Facciamo così, va. Sì, la fulmine può servire. Il cavaliere assolutamente. Tornado. Andiamo a vedere di fare una vittoria che poi ci tocca vincere 1v1.
per riuscire ad andare alla prossima lega. Dunque, io piazzerei un cavaliere subito qua dietro, senza sprecare tanto elisir. E la mongolfiera, così. Giusto perché non abbiamo nulla da perdere. Un po' di supporto. Bene, due colpi glieli dà. Questa non me l'aspettavo. Cazzo. No, mettiamo la macchina volante, va. Non me l'aspettavo sinceramente la domatrice. Mi ha fatto un culo tanto. Non importa. Comunque, notare il livello della vita della sua torre. Sì. La Madonna. Che brutta cosa. Oh, aia. Non ho roba. Proviamo così. Queste qua sono delle belle merde. Ok. Allora, quanto toglie? 307 alle torri. Non ha nessun problema. Una volta ti blocchi. Ma ha toccato. Ma è incredibile sto gioco. Ma ha toccato. Vabbè. Che stress. Vabbè, non c'è problema. Cerchiamo di vincere, dai. E come l'ho detto, lo sapevo. Ok, un po' di colpi. Proviamo a toglierla un po'. E in curva. Gli ha dato i colpi in curva, vabbè. Ok, distraiamo un po'. La vedo dura di nuovo. No, ragazzi. No. Niente, mi dispiace. Le sto perdendo tutte. Ecco, continua gratis per fortuna. Stefano, tu lo sai, se mi stai guardando, te l'avevo detto, altro che essere ottimista. Ho detto, quando voglio fare le cose, le perdo tutte. Ora, il mazzo c'è. Cercherò di fare questa tripla strategica per riuscire ad avere 100k e arrivare a potenziarmi almeno una carta. Arriveranno video nei prossimi giorni. Ora, con la bestemmia pronta, col cuore pieno di rabbia, proviamo a fare una battaglia 1v1 e a salire sta cazzo di lega. Dai ragazzi, c'ho un'ansia. Buona fortuna anche a lei. Allora, parto già male perché c'ho gli sgherri subito, non mi piace la cosa. Mettiamo il pecca, dai. Spero, oltretutto è la prima volta che registro sul cellulare, spero che si senta tutto bene. Quella va giù senza problemi. Se io gli metto gli arcieri così. Speriamo. Dai un colpo. Sì. E poi. Ok. È stato distratto. Perfetto. Ha sbagliato qualcosa. Va benissimo. Siamo un culo pazzesco. Siamo andati bene. Allora, tu vieni, mi darai un colpo, non c'è problema. Non spreco niente per te.
Lui lo mettiamo di là, così che vada a difendersi di là. E nel mentre pensiamo a una tattichina per riuscire a distruggere la torre a destra. Speriamo in bene. Ecco, devo difendermi perché questi ne distruggo uno ma non due. E proviamo a fare una cosa del genere. Così, molto veloce. Non so se riesco a tirargli un colpo. Sì, buono. Buono, buono. Va bene. Cavolo, anche lui la... Anche lui ha il domatore. Allora, a destra non ci preoccupiamo, un colpo non importa. Distruggiamogli quello. Perfetto. Lo sapevo, effettivamente lo sapevo. E questa è la mia tattica, guardate lì. Ho sbagliato, non copiato. Ok, una è andata. Di là mi sta attaccando, ma nessun problema. Ai ai ai. Oh 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 oh. Ha giocato il 4. Che culo ragazzi, che culo. No, il 70 di là. Ragazzi, è andata male. Ha sbagliato, ma è ancora riuscito a recuperare. Allora, ci riproviamo. Ne giochiamo un'altra. E vediamo se mi dà qualcosina per arrivare alla Lega dopo. Anche se sto sotto di 2-3 punti, se vinco. Non c'è problema, si vince e si perde, però ho fatto una gran cagata perché potevo giocarmela meglio. Ok, qua già iniziamo bene. Questo di qua. Oddio santissimo. Questo qua mi metterà la Tesla dappertutto. E io gli metto il pack. Proviamo così. Vediamo un po' cosa succede. Che palle ragazzi. Ha ancora avuto l'elisir per mettere un mini pecca. Ecco. Io queste cose non le capisco sinceramente. Perché un arciere doveva andare sul mini pecca e l'altro sul drago. Invece sono andati tutti e due sul drago. Queste cose non le capisco. Proviamo col domatore. Ma so che mi metterà la Tesla. Ci ha shottato ragazzi, madonna. La vedo dura. Mi tocca di nuovo bestemmiare qua. Mi sa. Mi tocca di nuovo bestemmiare. Come farò? Vediamo un po'. Adesso mi hai rotto le palle però, eh. Ok. Prendiamo un po' di elisir. E via di fuori. Cerchiamo di caricare. Ok. Attacco supremo. Attacco supremo. Buonissimo ragazzi. Buonissimo. Non è riuscito a difendersi e neanche a contrattaccare. Se me li mette di nuovo tutte lì dietro. Boom. Via. Tutti a casa. E di nuovo di pecca. Avanti così ragazzi. Andiamo di cattiveri. Blocca tutto.
Buono. Ci siamo. Ci siamo. Perché non l'ho già fatto così prima? Tanti pezzi. E via. Ok. Buono. Adesso il video è concluso. Se noi siamo passati di lega. Ma non mi sembra. Vediamo quanto siamo. Mancano esattamente 3 punti. Probabilmente ora inizierò una partita e saremo già nella prossima lega, ma non vale perché devo superare i 5600. Ragazzi, è probabile che questa sia l'ultima partita. Non avete idea, ci saranno dei tagli assurdi perché sono sceso, sono risalito, ho provato un altro mazzo. Un casino. Dunque, ho tirato lo stesso la mongolfiera, perché se lui mi distrae... Porca vacca, signori. Beh, un colpo gliel'ha dato. Quindi va bene, dai. Allora, andiamo a difendere... Ma cosa vuoi fare? Cioè, sincero? Guarda che pecca ne... Ne ha di vita, eh. Mi spiace. Vabbè, me l'ha danneggiato parecchio, eh? Però almeno sappiamo che ora ha la gelo. Lui te lo distruggo subito. Prima ancora di arrivare. Oh Dio santo. Lo stregone elettrico. Dovete sapere, ragazzi, forse si è arreso. Il che vuol dire che siamo passati di lega. Dico forse, eh. Ma direi di sì, ragazzi. Ho fatto un bel mazzo. Stranamente ho fatto un bel mazzo. Quindi adesso direi che andiamo a canna. Finiamo la partita. E ci rivediamo in lobby. Direi che è finita. Dai, dimmi che l'ammazzi, ti prego. Ok. Ciao mamma, sono a 5600. Più 28, me ne mancavano 25, quindi ci siamo. Ci siamo, ragazzi. Ah. E ci siamo, ragazzi. Ve lo giuro su qualsiasi cosa. Oltretutto mi ha dato un potenziamento accelerazione bauli. E meno male, perché sono senza gemme, cazzo, sono povero. Almeno ci mettono di meno ad aprirsi. Ve lo giuro, ci sono stato 2 giorni, ma 2 giorni, a giocare 3 ore al giorno, a fare 100 trofei. Una vittoria, 2 o 3 sconfitte, una vittoria, 2 o 3 sconfitte. E noi ci rivediamo su un prossimo video di Clash Royale o qualsiasi altra cazzata che metto, perché tanto chi se l'incula. E mi piacerebbe portarvi un altro mazzo a vedere. Quindi, alla prossima. Ciao a tutti.